È stata celebrata con una grande festa al porto turistico di Ostia e tante iniziative promosse dalla Capitaneria di Porto, la Giornata del Mare. Questa giornata, che è stata istituita con le modifiche al codice della nautica da diporto, è una giornata organizzata dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e la Guardia Costiera partecipa dando il proprio contributo e rispondendo a tutte le domande che hanno fatto oggi i bambini. E vi posso dire che sono state domande puntuali e domande anche che hanno trattato argomenti specifici, non domande così banali. Visto che lei se l'è cavata benissimo. Ci ho provato, però ecco, mi ha fatto piacere oggi condividere con loro tanti aspetti che riguardano la sicurezza in mare, tanti aspetti che riguardano la tutela dell'ambiente, le plastiche. La valorizzazione del mare come risorsa ha spinto le scuole a partecipare alla manifestazione, ma è anche continuamente lo stimolo di tante iniziative dei territori di Ostia e Fiumicino. Qua si parla principalmente della risorsa mare in termini ambientali e di sicurezza, perché questa manifestazione è organizzata dalla Capitaneria di Porto, che si occupa prevalentemente di queste cose. Sul mare si possono dire tantissime cose, naturalmente per quanto riguarda Ostia e Roma la valenza balneare è forse quella più popolare, diciamo, ai più. Però ecco, queste sono le due componenti principali che si vogliono sollevare in questa giornata e speriamo che tutti i bambini che partecipano con grande entusiasmo, come abbiamo appena visto, si portino con sé un pezzettino di questa consapevolezza, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda la tutela di questa bellissima risorsa. Per una città che ha 24 km di costa non è importante, è assolutamente vitale il mare e il rapporto che la città ha col mare, a cominciare dall'aspetto turistico, dall'aspetto culturale, dall'aspetto economico, dall'aspetto anche biologico, ambientale. Insomma, il mare è un po' come è una parte del nostro essere e quindi necessariamente va non soltanto tutelata, non soltanto vigilata, assolutamente conosciuta e tramandata anche e soprattutto alle giovani generazioni. I ragazzi hanno anche assistito ad una serie di simulazioni con la possibilità di vedere da vicino come funziona l'attività della Capitaneria. Tanto interesse hanno destato anche i cani utilizzati per il soccorso delle persone a mare.